È quasi finita. Ragazzi miei, finale di Coppa del Mondo FIGA per FIFA per club. Liverpool versus Flamengo. Per sbloccare questa partita sono dovuti andare ai tempi supplementari. Ci ha fermato. Ci ha pensato Firmino. Gioco di parole, mi stavo a rincoglionire. Hi, this is Gabon, bella a tutti da me. Sta per terminare la partita. Perché manca un minuto di recupero e ne sono già passati 20 di secondi. Sta uscendo Moamedinho Salah e probabilmente, visto che Liverpool sta vincendo 1-0, Liverpool che si porterà a casa il titolo di campione del mondo per club. Guardando la partita in generale, Liverpool nei primi due tempi, e mi riferisco ai 90 minuti, è partito a bomba. Ma alla lunga, sia nel primo che nel secondo tempo, il Flamengo, un po' intimidito all'inizio, poi è riuscito a prendere campo e a sua volta a creare qualche occasione. Nel primo tempo c'era un dubbio per mani de Gomez, l'arbitro ha lasciato correre, va bene. E altra cosa dubbio, non mi ricordo, per il Flamengo, però era fuori area, l'arbitro ha lasciato correre. Insomma, arbitro che in qualche occasione e circostanza ha lasciato correre. Nel secondo tempo, nella ripresa, appena rientrano, Firmino prende un palo clamoroso. E poi si arriva appunto ai tempi supplementari. Nel primo tempo supplementare ci pensa proprio Firmino che si smarca dentro l'area, zin, 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 mette la palla in rete. Ecco, mi sono scordato una delle cose più importanti della partita che accade praticamente alla fine dei 90 minuti. Fallo di Rafinha, sembrava in area di rigore, fallo, aspettate, sembrava in area di rigore, lo vanno a riguardare al VAR, si rendono conto che non c'è stato il contatto, quindi non hanno fischiato assolutamente nulla, hanno annullato il calcio di rigore che avevano assegnato. Era Mané quello che stava, era Rafinha, che c'è zin, 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 zin. Non c'era assolutamente nulla. Se proprio ci poteva stare un lievissimo contatto, sembra iniziare comunque all'esterno, fuori dall'area. Vabbè, insomma, alla fine non hanno dato un cazzo. Ecco, detto semplicemente in pochissime parole. Fate attenzione perché non so per quale motivo hanno dato un minuto aggiuntivo per il cambio di Moamedinho Salah. Il Liverpool si sta. Eccola qua, quindi sono campioni del mondo, il Liverpool sta diventando una realtà sempre più grande, perché da una finale dei Champions League persa con Real Madrid che l'anno scorso ha vinto il campionato del mondo per club, quest'anno vincono la Champions League, quest'anno vincono anche il campionato del mondo per club, a livello europeo il Liverpool si sta imponendo e non poco. Guardiamo anche la Premier League, sta succedendo un bordello, perché il Liverpool attualmente con una partita in meno, se non mi ricordo male, perché oggi giocava Manchester City, Leicester, ha vinto il City 3-1, quindi ha riacchiappato il Leicester o l'ha sorpassato in punto, non mi ricordo. C'è sta il City con una partita in più, Liverpool con una partita in meno che c'ha 10 punti di stacco, una cosa del genere. Insomma, stiamo parlando della squadra che se la sta veramente comandando. Vediamo quest'anno quel che accadrà, ma io sono fiducioso per questo Liverpool, anche se, vabbè, alla fine direi, vabbè, 0-0 al 90esimo. Però è una squadra veramente, lo dimostra soprattutto un campionato, ci mettono quel qualcosa in più rispetto agli altri, c'hanno quel qualcosa in più, soprattutto sull'undici titolare. La bava alla bocca, Klopp che è un allenatore pazzesco ragazzi, gegenpressing, aggressività, ripartenze, c'ha comunque gli interpreti adatti al suo tipo di gioco e c'è da dirlo perché là davanti imbarazzo della scelta, Salah, Firmino, Mané, ma anche i sostituti quando entrano, quando il Liverpool è chiamato a fare turnover, ragazzi, che metti là davanti, che sia Origi, che sia Shaqiri, che sia, ti risolvono sempre le partite. È un gruppo coeso, è un gruppo che ci crede, è un gruppo che ha preso consapevolezza dei propri mezzi e vediamo se quest'anno qualcuno riuscirà a spodestarli dal tetto d'Europa. Io vado perché mi sto a piscia sotto come al solito, io non lo so, mi sono mangiato un po' dei frutti rossi ieri, evidentemente mi hanno dato proprio la sciorinata, piscio da una settimana. Buona serata, Liverpool, ripeto, è campioni del mondo, andiamo a Berlino Beppe, però non è Berlino Nazionale Beppe, è Club Beppe, Beppe sempre Beppe de mezzo. Ciao.